Questa era la caserma del Regio Esercito Italiano, dedicata al maggiore Giovanni Rebetto, medaglia d'oro della guerra 15-18. Era occupata d'estate, d'inverno no, d'estate venivano gli alpini, il terzo alpini evidentemente, a fare i campi estivi, quindi da, diciamo così, da giugno okay, fino a settembre, ottobre, settembre penso. Era occupata dagli alpini ed era così come adesso, là in fondo c'erano le cosiddette tettoie, le tettoie sono un po' classiche, insomma, era lì, c'era la, che ci fossero gli animali, i muli, come caserma, quindi rimasta così, diremo fino all'8 settembre. No? L'8 settembre è successo quello che è successo, la caserma si è svoltata ed è rimasta disabitata fino all'assedio, chiamavano l'assedio, dopo l'espugnazione dei militi di Bobbio Pellice, dopo l'occupazione di Casarmi, dopo i fatti del febbraio 44. Allora, con il febbraio 44 è arrivata la milizia, penso ci fossero una quarantina dei militi più almeno. La caserma è rimasta occupata dalla milizia fino al settembre, metà settembre, più o meno del 44. Dopo il rastrellamento di agosto, quando praticamente loro pensavano di aver distrutto tutto, tre settimane dopo più o meno, quindi fine agosto, primi di settembre, 6-7 settembre, ci sono state diverse sparatorie, cioè gruppi di partigiani con cui, fra i quali c'era anche Prearo personalmente, erano un po' quelli del 21, credo, René Puet, quella squadra lì, hanno fatto diversi attacchi di disturbo, insomma, alla caserma. Questo fino a settembre. Così. Settembre sono andati via e è rimasta vuota, direi, mesetto all'incirca, così. Sono venuti i tedeschi dopo ottobre del 44, fino alla fine, questi, come occupazione. Erano forze di presidio di polizia, c'era un tenente, c'era un sottotenente, c'erano un paio di due o tre marescialli oltre al tenente, c'erano due o tre sottufficiali, non so più. E avevano poi un posto di avvistamento su al forte. Teniamo presente che di fronte alla caserma, diviso praticamente solo dalla piazza, c'è un bel portone di legno. Si apre quel bel portone di legno, entra e chi ti trova un basso fabbricato dove c'era la tipografia alpina. Tipografia alpina che ha cominciato a stampare per la resistenza a ottobre 44 e ha stampato sempre. In un primo tempo c'erano solo i due proprietari, cioè Piero Pagliai e Gilli, che mi pare si chiamasse Luigi, e il sottoscritto che andava a fare il boccia e si stampava di notte. Poi probabilmente Pagliai ha capito che qualcosa era trapelato, perché pur facendo tutta l'attenzione, perché come si finiva di stampare, il problema più grave era nascondere tutto in modo che gli operai quando arrivavano non capissero che andavano. La tipografia aveva 8-10 dipendenti, di cui 5 o 6 cosiddetti boccia, 4 o 5, che allora a 14 anni cominciavano a fare cose. È cominciato a stampare, quindi è subentrato prima Enzo Suo, che è stato un po' un pilastro, linotipista, e poi pian piano ci sono delle testimonianze molto precise. Sono entrati tutti nel lavoro clandestino, tutti i 10. Quindi la tipografia faceva ovviamente il suo lavoro di tipografo, di commerciale, e stampato praticamente forse l'80% della stampa clandestina per situazione della provincia di Torino, sicuramente. Ha avuto 10 o 11 perquisizioni, con esito negativo. Poi qua c'è la famosa, c'è la cella, non so più, mese di maggio c'era stato un coprifuoco giornaliero tutto il giorno, avevano rastrellato gli uomini nel paese, portati qua come ostaggi, sono stati una giornata o due giornate forse sono. E poi sono stati successivamente nell'estate svariate volte presi degli ostaggi e portati in caserma, tra cui l'ultima notte degli uccisi di Villa Pellice, Gervis e gli altri quattro.
abbiamo portato solo al comando mio, fatto una specie di interrogatorio e sono andato via. Questo è abbastanza banale, per modo di dire.